penso? Penso che noi facciamo la rete, che quando ci sono delle risorse, quando sono state messe in campo delle risorse, il nostro Consiglio Comunale non ha accettato questa opportunità. L'episodio è noto perché penso saranno usciti 70 articoli del giornale, quindi proprio cose incredibili. Una benefattrice, una signora, ha donato alla Caritas, ma la Caritas non ha natura giuridica, l'Associazione San Martino, un immobile, 350 metri quadrati, un valore di circa 500 milioni, vicino alla stazione. Questo immobile per noi è una cosa meravigliosa. Che ci facciamo? Ci facciamo dormire le persone che in questo momento a Terni dormono qui alla passeggiata, tre stanno dormendo nel tendone qui alla mensa e altre che vedete in giro, la stazione sono a ventina, e questo ha creato il putiferio. Ma la cosa più incredibile dal mio punto di vista è che il compromesso storico, l'unione, il comune all'unanimità ha votato che in via Vollusiano, le larghe intese, in via Vollusiano non si deve fare il dormitorio, quando noi abbiamo sempre detto che avremmo fatto un'accoglienza solo per i mesi invernali, cioè quando è freddo. Qui però mi dispiace, ma devo dire che chi ha sostenuto dall'inizio questa iniziativa è stato il mondo della cooperazione, non perché Sandro è qui presente, ma ci abbiamo avuto altri confronti o altre questioni su cui non andiamo d'accordo, ma lui per primo a nome della cooperazione ha detto serve, questa è una cosa che la Caritas deve fare, che è per fortuna che c'è e bisogna fare. Poi Stefano ha rilasciato un'intervista, non mi ricordo a quale giornale, in cui diceva che questi servizi sono necessari. L'Arci, il presidente dell'Arci, ha fatto una lettera aperta su questo problema, nessuno ha risposto delle forze politiche, né di centrodestra né di centrosinistra, e da ultimo l'unico partito che io so, che ho letto sui giornali, che ha preso posizione è stato il SEL. Cioè in Consiglio Comunale anche un mio conoscente di Rifondazione Comunista ha sparato a zero contro questa iniziativa della Caritas. Benissimo, questo è lo stato di fatto, questa è la realtà. Però la signora ci ha donato questo immobile perché aveva letto un'intervista del direttore della Caritas che diceva che uno dei problemi era dove far dormire le persone. Con il comune abbiamo allestito un appartamento, ma non è sufficiente, non è sufficiente, ma è uno dei problemi. Noi l'anno scorso alla mensa che sta qui sotto, la mensa di San Valentino, abbiamo fornito 35.000 pasti, grazie alla rete. Qui vedo il presidente dei soci della COP, grazie alle cose che la COP ci regala, grazie alla Fondazione Carit, grazie all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Noi la possiamo pensare diversamente, ma Stefano, noi gestiamo solo la Caritas di Terni a San Martino, dell'8 per 1000 qui la diocesi ci dà 290.000 euro l'anno, quindi che il comune di Terni abbia risorse per 10.000 è una follia, però questa è la realtà. Ma la rete serve a questo, mettiamo a disposizione questo. Un'altra questione, abbiamo consegnato 6.000 pacchi alimentari, qui vedo che c'è qualche onorevole, il problema delle derrate alimentari, il problema che non ci saranno più, la Comunità Europea non darà più le risorse, i pacchi, che fine fa? So che Allello Nazionale, Caritas, Banco Alimentare stanno facendo Allello Europeo, però ancora non abbiamo la certezza se la Comunità Europea si inventerà qualche altra cosa, altrimenti da 1 gennaio non ci saranno più i pacchi o le possibilità che vengono fornite. Un'altra questione, che purtroppo io devo parlare di povertà estrema, abbiamo distribuito quasi 9.000 capi di vestiario, cioè qui le persone non sanno più dove andare a dormire, non sanno più dove mangiare, non sanno più
cosa mettersi. Allora, io non la voglio fare tragica, perché Roma è una situazione completamente diversa, peggio, mille volte peggio, però noi viviamo qui, questo è il nostro contesto, questa è la nostra realtà. Che alcuni non conoscono, dice Stefano, sì, però insomma qualcuno, quelli che vediamo per strada, qualcuno, sì sì, ma Roma no, così è peggio Roma, non è? Allora torniamo al problema che io vedo in questo momento, che più mi ha infastidito, e cioè qui come città, che risposta diamo per aiutare queste persone? Facciamo la rete, abbiamo fatto, noi abbiamo messo a disposizione, il ritorno sul discorso di via Vollosiano, una struttura, e ci abbiamo avuto un ritorno unanime contro. Allora mi auguro che chi ha votato, chi era presente anche del Partito Democratico, il Consiglio Comunale, che ha votato contro, abbia, o comunque ci sia una riflessione su questo, perché va bene, non va bene via Vollosiano perché 6 persone hanno firmato una lettera, hanno raccolto penso 200 firme, quanti voti si spartiscono i partiti in via Vollosiano? Quanti? 10 per 1, 5 per 1, non lo so, ma le persone però dove le facciamo dormire quest'inverno? Allora mi auguro che se i consiglieri comunali che in comune hanno votato e fanno parte del PD, e se quella è la posizione del PD, a me preoccupa, perché il PD dovrebbe essere una forza di sinistra, no? E quindi mi auguro che in consiglio comunale qualcuno si alzi e dica va bene, no via Vollosiano, via Vollosiano ci facciamo altro, poi concludendo vi dirò quello che ci stiamo facendo, però diteci dove li facciamo dormire queste persone. Allora, visto che il consiglio comunale si è arrogato un diritto, così hanno detto nella delibera, no Stefano, di decidere il cambio di destinazione d'uso negli ambienti sociali dove destinarli, e quindi sono loro che decidono se in quella via, in quel quartiere ci devono stare alcune iniziative, benissimo, ci dicessero in quale via, in quale quartiere, perché altrimenti facciamo le politiche delle grandi intese, ma la gente quest'inverno, Stefano, dove la faremo dormire? Non lo so. Quindi questo, noi purtroppo l'esperienza anni fa, l'unica positività di quello che vi sto dicendo è che almeno anni fa il centro-sinistra non era d'accordo col centro-destra. Qui a San Martino volevamo aprire sempre un posto d'accoglienza per i senza fissa dimora, il quartiere capeggiato da allora Forza Italia, striscioni contro il sindaco, ma delle cose, almeno in quell'occasione il centro-sinistra non stava in prima fila a protestare con. Io questo, quando ho detto vengo a dire queste cose, giusto Stefano? Quindi c'è un'evoluzione, però dovrebbe essere in positivo, questo è. Mi sembra che sia una cosa, un dato di fatto. Per concludere, che cosa facciamo in via Vollosiano? Abbiamo aperto a metà giugno, da luglio agosto, ecco, questo lo dico perché proprio ne sta proprio qui. Per 15 anni, Sandro, tu lo saprai meglio di me, in quell'immobile di nostra proprietà c'è stata una palestra, un centro fisioterapico in convenzione con l'ASL. Viene regalato a noi e noi dobbiamo. Quello è un magazzino, si scopre che è un magazzino. Ma dove sono stati questi fino adesso? Questa è la realtà. Io qui mi ero scritto, speriamo che lunedì non mi arrivi la vigilanza edilizia del comune e mi fa togliere il tendone che abbiamo messo e fa dormire persone. Perché da noi in via Vollosiano 3 volte è venuta la vigilanza edilizia, 3 volte. Ovviamente è tutto in regola, tutto a posto, però è un magazzino. Che ci facciamo in questo magazzino noi? Tra luglio e agosto ci abbiamo distribuito 1.262 capi di vestiario e l'abbiamo dato a 151 persone che in 2 mesi sono arrivate lì, e 37 persone si sono fatte la doccia. Di queste 37 persone, qui sfatiamo sta leggenda stranieri italiani, di 37 persone 20 sono nostri concittadini, qualcuno, porto l'occhiale, qualcuno l'ho visto passare.
È chiaro? Allora, questa è la realtà, questo dove fa, e questo è quello che succede a Terni. Quindi Stefano, tu non hai votato, quindi altrimenti te l'avrei detto, però qualcun altro, molte, l'unanimità. Io ho finito, grazie.